Dopo tre sconfitte consecutive, seppur di misura, la formazione Cremisi torna al successo e conquista l'intera posta in palio interna nei confronti della Vastese. Ospiti guidati da mister D'Addario in campo con il consueto 4-3-3, con un trio offensivo iniziale composto da Attili, Alonzi e Alessandro. In casa Cremisi molti gli indisponibili, pesa in maniera fondamentale l'assenza di capitan Padovani, fermo per un problema muscolare. Pertanto mister Mosconi si affida a due mezze punte, Zammarchi e Severini, schierati in avanti, supportati a centrocampo da Salvatelli, Mengani, Miccoli, Tortelli e Capezzani. Linea difensiva a tre con Nonni, Bonacchi e Strano. Parte spingendo subito sul piede dell'acceleratore la formazione di casa, quest'oggi in campo in maglia nera. Dopo nemmeno un giro di orologio, il diagonale di Zammarchi finisce al lato, susseguentemente a una deviazione. All'ottavo di gioco, con i pugni respinge l'estremo difensore di Rienzo, sfera che giunge sui piedi di Salvatelli, che da lunga distanza spedisce fuori misura. Al 23esimo, susseguentemente al secondo angolo in favore dei padroni di casa, questa volta ci prova Bonacchi, sempre dalla lunga distanza, ed il pallone finisce di poco fuori del bersaglio della porta ospite. Al 25esimo sono i padroni di casa a premere, azione penetrante di Zammarchi che elude una serie di avversari, ma alla fine la sua conclusione risulta essere assai debole. Un minuto dopo la mezz'ora, per la prima volta gli ospiti si fanno vedere in avanti con Ceccacci, che però mette a lato. Il risultato cambia al 34esimo, dalla destra Severini crossa, stop di petto di Salvatelli, appoggio in avanti per Zammarchi che di tacco deposita in rete alle spalle di Renzo. Prima rete in maglia Cremisi al della vittoria per l'ex attaccante del Campobasso. Al 43esimo manovra ospite, si ritrova il pallone sui piedi Vittorio Attili, il cui destro però si spegne poco fuori dallo specchio della porta difesa da Bucosse. La prima frazione si chiude con un nuovo cross di Severini che mette sulla testa di Tortelli, pallone che finisce sull'esterno. Nella ripresa il primo quarto d'ora scivola via senza alcun sussulto nonostante le varie sostituzioni effettuate, e proprio al 15esimo il nuovo entrato Scaffetta dalla destra prova un tiro cross che in due tempi Bucosse riesce a fermare. Al 20esimo punizione dai 30 metri in favore sempre degli aragonesi, stoccata di D'Alessandro, Bucosse risponde in due tempi. Al 28esimo ancora Severini, uno dei migliori in campo quest'oggi, illumina per Miccoli, che viene però murato al momento della conclusione. Sempre Severini al 42esimo viene fermato come un uomo lanciato a rete da Ceccacci. L'arbitro, grazie al difensore, estraendo semplicemente il cartellino giallo. Nonostante i 5 minuti di recupero, si chiude l'incontro con il successo dei padroni di casa, che salgono così a quota 12 in classifica dopo 8 gare in virtù di 4 vittorie e 4 sconfitte. Allora mister, 3 punti importanti, si muove la classifica, buona prestazione dei ragazzi scesi in campo oggi. Sì, prestazione di cuore, primo tempo grandissima, qualità tecnica, cuore, abnegazione, tanto lavoro. Sapevamo che secondo tempo avevamo speso tanto e abbiamo dovuto lavorarla in fase difensiva, però i ragazzi oggi meritano un elogio, perché questa vittoria lavoriamo a tutti i costi, volevamo muovere la classifica perché veniamo da un periodo negativo, immeritato, però quando si perde abbiamo sempre qualcosa di nostro. Partita importante, 3 punti, non sono 3 punti, questi sono 6 punti. La squadra ci teneva tanto a dedicare questa vittoria a Claudio Pepe, dirigente nostro, e a Conti, ok, perché se la meritano, e questa vittoria è tutto per loro, perché le persone che soffrono, però ci sono state sempre vicino in questi momenti. Noi siamo una famiglia, è bello condividere le gioie tutti assieme.